Bagliori di festa trae il sole di giugno da queste alte uniformi. La rivista passata dal Presidente della Repubblica e dal Ministro Pacciardi giustamente apre le celebrazioni del terzo annuale della Repubblica. Perché in questi giorni luminosi, come in quelli più oscuri dei compiti quotidiani, l'esercito simboleggia la devozione verso la patria e i suoi istituti. Salutiamo i carabinieri, la cui bandiera riceverà oggi la medaglia d'oro al valor militare dal Presidente. Anche il generale Clark ha voluto salutare il nostro ricostruito esercito. La bellezza, la cadenza della sfilata rinnovano in noi gli entusiasmi con cui i nostri nonni del Risorgimento gridavano evviva ai primi soldati d'Italia. Anche questi sono soldati usciti da un secondo Risorgimento. Ali di venti si levano dai camion del genio, come una nota di fantasia nell'attrezzata disciplina delle formazioni impeccabili. Al presidio di questi uomini, come al nostro unanime bonvolere, è affidato il triplice ideale che Einaudi ricorda nel suo messaggio: famiglia, patria, umanità. I veterani si sono rimessi in divisa e anche i combattenti della Libia. L'onorevole Meda col generale Utili passa in rassegna le truppe, mentre gli squilli delle fanfare paiono nella stessa ora propagarsi in tutte le nostre città, in un fervore simultaneo per il nostro esercito risorto. Limitato nel numero degli uomini, si riscatta con l'efficienza, con la modernità dell'equipaggiamento, della disciplina. Ed è ancora e sempre un grande esercito, sostenuto dal suo attaccamento al paese e dall'amore del paese per lui. La piazza che vide i reduci dalle battaglie per l'unità d'Italia rivede oggi questi figli dell'Italia unita. La rivista è passata dal generale Pralorno. Una matura coscienza nazionale si esprime nella saldezza delle schiere, nel senso di orgogliosa lealtà con cui questi giovani onorano la propria divisa. Piazza della Vittoria. Ogni città offre le sue prospettive più aperte e luminose a questo sfilare delle truppe. Il generale Gotti consegna ai parenti dei caduti le medaglie d'oro alla memoria. Eroismi recenti che oggi nella pace si tramutano in spirito di devozione. Soldati, con voi crediamo nell'avvenire d'Italia. In una piazza che dà a tutte le cerimonie un'impronta favolosa, questa rivista ha un'insolita concretezza marziale. Col loro passo robusto di terraferma sfilano i marinai e la basilica che fece da sfondo alle lunghe teorie bianco vestite nei quadri di Gentile Bellini riflette l'oro dei suoi mosaici come una luce di certezza. Ogni città ci mostra con la varietà delle armi e dei mezzi come il nostro esercito, nella sua rapida risurrezione, abbia raggiunta tutta la ricchezza di un moderno organismo militare. Per un giorno si dimenticano gli anni difficili, si vive di fiducia nell'oggi, di speranza nel domani. Il sottosegretario Rodinò assiste alla sfilata di Napoli. Questi ragazzi onorano la propria divisa, l'arma a cui appartengono, e danno prova di un addestramento che è devozione verso la madre comune. I cittadini vogliono essere degni di voi, magnifici soldati, e uniti con voi credono nell'avvenire della patria.